Allora, un breve aggiornamento su quella che è l'attività del Movimento 5 Stelle nel Consiglio del Municipio 14. Oggi c'è stata una seduta del Consiglio e si è celebrato di fatto l'ultimo atto rispetto ad una problematica che le minoranze e le opposizioni avevano sollevato qualche giorno fa presentando una mozione urgente che impegnava il Presidente rispetto a un fatto abbastanza grave successo qualche giorno fa. Mi riferisco alla visita del Prefetto Gabrielli, che è avvenuta su iniziativa dell'ufficio del Prefetto presso la sede del nostro municipio, che doveva essere un incontro di carattere istituzionale fra il rappresentante del Ministero degli Interni, quindi di fatto del governo sul territorio, cioè del prefetto Gabrielli neonominato, e l'organismo istituzionale di governo che è rappresentato nel municipio dal presidente del municipio e dalla sua giunta. Nulla ovviamente all'incontro avrebbero partecipato su richiesta del prefetto anche quegli organi che assicurano la sicurezza e il rispetto, diciamo, della legge sul territorio, quindi la Polizia di Roma Capitale e tutte le diramazioni delle varie istituzioni di polizia che operano sul territorio. E purtroppo quello che doveva essere un incontro istituzionale si è trasformato in un evento, così come è stato anche ribadito dal capogruppo del PD in consiglio, e quindi un'occasione per fare politica e non semplicemente per un tavolo tecnico di lavoro fra istituzioni. La cosa più grave è che a questo incontro non sono stati invitati i consiglieri del Consiglio del Municipio 14, né di minoranza né di maggioranza, cioè coloro che sono nelle istituzioni per rappresentare i cittadini che li hanno eletti. E al contrario, sono state invitate a questa riunione una serie di associazioni e comitati in rappresentanza dei cittadini. Quindi di fatto si è ratificato il fatto che i cittadini non sono rappresentati evidentemente dai consiglieri eletti, ma dalle associazioni del territorio che legittimamente operano e fanno il loro lavoro ogni giorno. Il che ci può anche stare, ma chiaramente non credo che sia l'espressione di ciò che la nostra Costituzione e una democrazia reale dovrebbero rappresentare. È stata quindi presentata una mozione per impegnare il Presidente di fatto a cambiare linea su queste iniziative. Mozione che nel Consiglio precedente, pur essendo urgente, come da regolamento era stata rinviata, non esistendo l'unanimità dei capigruppo, al Consiglio di oggi, e che, per farla breve, è stata non votata da tutte le forze di maggioranza che si sono astenute, lasciando il voto di approvazione della mozione esclusivamente alle forze di minoranza. La mozione diceva semplicemente che impegnava il Presidente a rispettare le prerogative di tutti i consiglieri. Ecco, questo è un fatto che riteniamo seriamente grave, perché le prerogative di tutti i consiglieri sono una delle prime espressioni di democrazia, visto che i consiglieri rappresentano il popolo e i cittadini di questo municipio.